Ecco, adesso un amico, uno di noi, mi ha mandato un messaggio brutto, triste, nel senso che mi dice: stai, sono un po' giù perché questa settimana ho perso due amici, due persone care. Io sono del 70, loro un po' più giovani di me, quindi insomma, due tragedie. E allora mi ha mandato così un vocale, perché sono cose che fanno male, che lasciano il segno, e mi sono permesso di dirgli, di dargli un banale brutto consiglio: secondo me sto male, stai. Ho detto: strumentalizza questi eventi drammatici, non far passare tutto dopo due giorni dopo il funerale, perché è poca cosa. E ho detto: la quotidianità è dura, è vero, ci sono giornate dove si snazzica, adesso per esempio stanno a passare accanto ai guardi e non è il problema. Però ho detto anche: pensa che noi godiamo e viviamo il privilegio di vivere delle complicate, delle difficili e difficoltose quotidianità. Il paradosso: viviamo il privilegio di vivere ogni giorno spesso delle quotidianità talvolta difficili, talvolta noiose, talvolta piene di imprevisti, e questo è il grande privilegio della vita. Secondo te sto male? Un abbraccio a te, un abbraccio alle famiglie degli amici sconosciuti, ma dagli il senso e dammi il senso, perché tutt'altro che scontato è il fatto che domani mattina ci si sveglia col check, ok, gambe, braccia e testa funzionano, tutt'altro che scontato, non è reato, è privilegiato. Viva la vita, tutta la vita, bella per te.